Buonasera, pro e contro, nuova puntata per noi. È finalmente finito il calciomercato, perché poi stare appresso a tutti i movimenti non è facile, ma si è concluso. Possiamo finalmente tracciare un bilancio dei movimenti delle due abruzzesi e anche metterli in confronto, perché no, con quello che hanno fatto le dirette rivali, per vedere come escono queste squadre da questa lunga sessione invernale che dà anche un po' fastidio agli staff tecnici che devono preparare le partite, sapendo che ci sono dei rumor che disturbano i loro giocatori. Però ora è finita e le due cugine, Teramo e L'Aquila, si apprestano a disputare degli incontri sabato prossimo. Il Teramo alle 14:30, L'Aquila alle 16. L'Aquila che però è stata bloccata domenica scorsa dalla neve e non si è giocata la partita tra L'Aquila e Pontedera, da decidere la data del recupero. La Serie D invece non ha giocato perché era previsto il turno di riposo, anche in concomitanza con l'inizio del torneo di Viareggio, ma domenica le squadre saranno in campo. Subito gli ospiti di questa sera: il coordinatore generale del Teramo, Gianluca Scacchioli, ciao, ben Buonasera, ritrovato. grazie, buonasera. E poi ci viene a trovare una persona che spesso è qui, ma in un altro contesto. Però lui, siccome è un dirigente sportivo, è un tifoso ed è uno che conosce molto bene la città in cui vive e conosce molto bene le realtà sportive teatine, è qui con noi anche a pro e contro. Di solito è a velo, Maurizio Formichetti. Grazie, buonasera a te Ciao dell'invito, Maurizio, e grazie. ben ritrovato. Ti porto i saluti anche di Jacopo Forcella, che era fino a pochi minuti fa qui in Lo televisione. saluto cordialmente. Benissimo, poi avrete modo anche in trasmissione di ritrovarvi dal mese prossimo. Allora, vediamo subito la schermata di Lega Pro dopo le partite di sabato e domenica, ma anche lunedì, prima ancora di parlare di mercato, perché Gianluca, diciamoci la verità, Teramo aveva fatto un po' la bocca a mantenere il primo posto per come si era messa la partita del San Marino Stadium, no? Con l'Ascoli sotto di due gol, poi è arrivata Sì. questa Beh rimonta fulminea a inizio ripresa. sì, le notizie poi del primo tempo lasciavano insomma pure ben sperare, perché un 2-0 veloce subito di impatto insomma lasciava presupporre che fosse una giornata no per l'Ascoli. Poi purtroppo per noi il secondo tempo è andato in quella maniera, hanno recuperato, anche se c'è stato l'episodio del rigore abbastanza dubbio, diciamo così, però insomma non c'è nessun tipo di recriminazione da fare, il calcio è questo, quindi va bene così, ancora uno stimolo in più per noi per recuperare. Stavi vedendo la partita o eri in contatto con Marcello Di Giuseppe che andava in giro per la Tautel di No, io Milano? di solito se posso vado direttamente, se no non mi piace seguire per diciamo, internet o radio, perché mi mette in apprensione. Ho capito, quindi o stai sul posto, altrimenti Sì. si vede il risultato soltanto alla fine. Coinvolgo anche Maurizio Formichetti, che da grande sportivo sicuramente segue anche le vicende del campionato di Lega Pro. Teramo e L'Aquila, intanto un primo giudizio da parte tua: che campionato stanno facendo e hanno la stoffa per arrivare fino in fondo? Beh, diciamo che le intenzioni di inizio estate, di inizio campionato, erano quelle di ben figurare nel campionato. L'Aquila ha investito molto, ha giocatori veramente di serie superiore, invece il Teramo ha voluto mantenere una linea giovane, in linea appunto con le intenzioni di mister Vivarini, un allenatore forte e capace che sta facendo bene a Teramo. La classifica dice questo, che il Teramo è secondo, l'Aquila si segue a 37 punti, ma con una partita da recuperare. Ci sono stati dei punti persi così per strada, se no penso che le due abruzzesi, Aquila e Teramo, potevano stare tranquillamente davanti all'Ascoli, che è una corazzata forte sia come giocatori che economicamente. Certo, Gianluca, L'Aquila è stata bloccata dalla Sì. neve. Pisa ha vinto col Savona, però forse ancora con qualche stento di Qualche stento. troppo. L'Ascoli ha vinto in questo modo, cioè, è un campionato che comunque continua a mantenere uno standard di equilibrio, le partite sono tutte livellate. Sì, non ci sono squadre che danno una sensazione netta di vincere o stravincere, tranne qualche vittoria fuori casa della Reggiana, che comunque ha un organico importante, soprattutto per il Pisa, vedo sempre, insomma, seguiamo, quasi sempre vince a stento o pareggia a stento, come nel caso di Teramo, ad esempio. E questo purtroppo non è un segnale sempre positivo per noi, perché
qualora poi dovesse trovare una forma più convincente, a quel punto è chiaro che i valori sono alti per la loro rosa ed avrebbero un campionato agevole. Io secondo te c'è ancora tempo per trovare una forma convincente? Guardi, perché siamo a febbraio ormai, le squadre si sono formate ad agosto e avrebbero dovuto già trovare una propria chimica. Spero di no, però è chiaro che adesso il mercato qualcosa ha cambiato, perché hanno fatto sia l'Ascoli che il Pisa interventi importanti con giocatori importanti, e mi auguro per noi di no, ma qualcosa in più dovranno dare per forza. Vediamo anche la classifica di Serie D, così vediamo da dove si riparte domenica prossima. Secondo te, Maurizio, il Chieti, che ha 30 punti, 7 di ritardo da Materica e Campobasso, 8 di ritardo dalla Civitanovese, c'è lo scontro diretto, può ancora ambire al quinto posto, o con i tempi che corrono meglio non fare voli pindarici e portare a casa questa stagione senza danni? Guarda, qualche giorno prima delle dimissioni in diretta del presidente Bellia, io mi sono trovato in un ristorante teatino e a cena con delle persone, poco dopo è arrivato il presidente Bellia. In quel contesto lui ha affermato di voler assolutamente prendere questo posto per i playoff, perché lui crede nella squadra e crede che arrivare ai playoff possa dare una possibilità di risalita. Poi c'è stata la problematica delle sue dimissioni, al momento si naviga un po' a vista, perché lo stesso presidente non riesce ancora ad esprimere la sua reale intenzione. In questi giorni ci sono state varie notizie legate ad eventuali acquirenti esterni alla regione Abruzzo che potessero rilevare la società del Chieti, però ad oggi, in questo momento in cui parliamo, la situazione è ferma e ancora in itinere un discorso sia di cessione che di effettivo lascio da parte della famiglia Bellia e del presidente Walter in persona della società. La società va avanti, continua, ci sono stati dei nuovi arrivi, qualche giovane interessante. Domenica c'è questo, diciamo, io lo chiamo derby, perché la Civitanovese è allenata da un Teatino Doc, all'andata c'è stato qualche screzio fra l'allenatore e la panchina nero-verde. Mi auguro che domenica prevalga lo sport e soprattutto che ci sia un ottimo risultato per il Chieti. Mi dispiace per il mio amico Meco Monaco, ma il Chieti ha bisogno di fare punti a Civitanova, anche un pareggio andrebbe bene. La Civitanovese è stata sfortunata negli ultimi periodi, prima ne parlavamo a microfoni spenti, ultimamente è calata un po' di tono, ci sono stati dei risultati diciamo molto sfavorevoli, il pareggio di San Nicolò, anche lo scontro diretto con la Maceratese dove poteva tranquillamente pareggiare, poi ha avuto questo terzo gol, però io penso che in questo momento la squadra più in forma, e poi il tecnico che ne sa più di me me lo può confermare, la San Benedettese. Senti, ma visto che hai tirato fuori l'argomento, queste trattative con imprenditori di fuori regione sono ancora in piedi, sono ancora attive o si sono arenate? Per quello che ti risulta, chiaramente. Ma per quello che mi risulta erano più attive fino a qualche giorno fa. Oggi sono forse meno preponderanti nell'idea del presidente. Io mi auguro che intorno alla società ci sia un impegno da parte di imprenditori teatini anche vicini. Mi risulta che ci sono alcuni sponsor che stanno pensando di entrare fortemente nel ruolo societario. Adesso, se le trattative sono iniziate o dovranno iniziare, questo non lo so. Io sono un fautore di questa trattativa, ho parlato anche più volte con un imprenditore sponsor, l'ho spronato ad entrare realmente in società, soltanto che adesso le dinamiche societarie, economiche e quant'altro, certo, non le so. Io sono un osservatore, non sono, certo, un tecnico. Mi piacerebbe che questa società restasse in vita per dare lustro a questa città che purtroppo per vari motivi zoppica un po' su vari settori. Allora, facciamo una cosa, visto che abbiamo anche introdotto il discorso mercato con Gianluca, che ha detto insomma diverse squadre si sono rinforzate, stiamo per seguire la scheda. Facciamo intanto il punto in casa Teramo, Gianluca.
Qualcuno magari si aspettava che nell'ultimo giorno ci fosse il colpo o ci fosse quella che era stata definita dal DS di Giuseppe, dal presidente Campitelli, come l'opportunità, cioè quindi riuscire a pescare dal mercato quel giocatore che fosse un'ulteriore integrazione, soprattutto nel pacchetto dei centrocampisti. Lo stesso Vivarini aveva parlato del ruolo di mezzala da completare ulteriormente. Poi alla fine è arrivato un ragazzo come Matteo Loretti, classe 94, che forse è più una scelta futuribile, dirò anche nella scheda, che una scelta per l'attualità. Che bilancio date a questo mercato? Sì, guarda, un giudizio è che noi abbiamo iniziato presto a fare il mercato, diciamo, di riparazione, nel senso che ci siamo mossi a dicembre con Luca Di Matteo. Ed si è mostrato per le partite che ha fatto un grosso acquisto e sta dando spessore al gruppo e alle partite che ha giocato. Effettivamente, cioè, oltre a Milicevic, che era un giocatore che è un giocatore con grosse credenziali, ma allo stesso tempo si era visto che aveva bisogno di tempo e ancora, nonostante sia a buon livello adesso, ha bisogno ancora di qualche giorno per essere al top e poter darci qualcosa in più, e questo forse è il punto centrale. Effettivamente però è pur vero che abbiamo sperato fino alla fine di poter fare un colpo importante nel ruolo proprio della mezzala, perché lì secondo noi numericamente avevamo bisogno di un giocatore importante, perché i giocatori di Paolo Antonio, Cenciarelli, lo stesso Amadio stanno facendo molto più che bene, ma numericamente avevamo bisogno di integrare. Questo non si è verificato per diverse situazioni che purtroppo capitano nel calcio, quindi ci stanno, le accettiamo come situazioni di calcio, ma siamo convinti di aver fatto un buon mercato, perché volevamo fare due o tre movimenti, siamo riusciti con due soprattutto, perché sono d'accordo con quello che dicevi tu su Loreti, è un discorso futuribile. Più futuribile, sì, certo. Con Milicevic... Anche perché è il contratto fino al giugno 2016. Sì, quindi soprattutto Milicevic ci dovrà dare le risposte che ci aspettiamo, perché è un ragazzo strutturato, un ragazzo che sta bene fisicamente, un ragazzo che ha mentalità, diciamo anche un pizzico di storia, e quindi secondo noi può essere quel qualcosa in più, speriamo che sia così. Senti, nel corso dello speciale calciomercato il DS di Giuseppe aveva insomma parlato di quei nomi che erano circolati per il Teramo, si era parlato di Maracchi, del Pordenone, si era fatto anche il nome di Zampa, che è stato anche avversario del Teramo quando indossava la maglia della Salernitana, scuola Lazio, attualmente al Trapani, ma si era parlato, e certo non da queste ore, di Calvano, questo ragazzo che era stato anche alla Virtus Lanciano, quest'anno è alla Pistoiese, e aveva detto Marcello Di Giuseppe: credeteci che noi eravamo pronti a fare uno sforzo non indifferente per questo ragazzo. Poi escono fuori i retroscena, anche qui da tutto Lega Pro, si parla di una proposta, un contratto da 70.000 euro netti, fonte Nicolò Schiera di tutto Lega Pro, 70.000 euro netti da qui a giugno per strapparlo ai toscani. Sì, comunque una proposta importante. Importante, allora confermo innanzitutto il fatto che Calvano lo seguiamo da un po' di tempo, ci aveva fatto un'ottima, abbiamo un giocatore conosciuto, ma già quando abbiamo giocato a Pistoia, che tra l'altro credo che sia l'ultima nostra sconfitta, abbiamo perso 4-1, sì. Ha fatto una partita strepitosa. Anche lui è un ragazzo strutturato fisicamente. È molto forte, sì. E quindi già da quei periodi ne parlavamo. Una situazione poi si è complicata, lui ha deciso di rimanere lì a Pistoia, gli fa anche onore perché comunque vivono un momento particolare. Lì non ha avuto abbandonare la non ha avuto barca, abbandonare la barca. Tra virgolette, perché non stessa è ancora... cosa più o meno diciamo per Maracchi, quindi confermo l'interesse, ma assolutamente non confermo le cifre, perché il Teramo credo che abbia una linearità economica abbastanza, che se ne dica, perché in alcune trasmissioni mi è sembrato anche di ascoltare dirigenti di altre società che parlavano di questo, cosa che non farei mai. Lineare, ma c'è una linearità importante, con un presidente che sicuramente aveva fatto dei sacrifici, ma che nel caso anche dello stesso Di Matteo, prima di prenderlo, abbiamo sempre dovuto fare le debite riflessioni che ci appartengono. Quindi queste cifre qua sono cifre importanti per un giocatore come Calvano, che magari li pure meriterà, ma io avrei evitato di fare questi tipi di commenti, insomma. Ho capito. Va bene, allora seguiamo la scheda, perché parliamo del mercato del Teramo, dell'Aquila, facciamo anche dei cenni comunque sui colpi più importanti fatti dalle dirette rivali delle due abruzzesi, quindi in particolare Pisa, Ascoli e Reggiana. Vediamo. Con
lo stop al calciomercato si ritorna alla normalità. Si pensa solo al calcio giocato, con la mente proiettata agli obiettivi fissati e senza più pensieri rivolti ad un eventuale cambio di casacca o a rumors che non fanno altro che destabilizzare e distogliere attenzione. Sono state ultime ore però senza il botto per le due abruzzesi Teramo e L'Aquila. I biancorossi del presidente Campitelli cercavano una opportunità per puntellare ancora di più il centrocampo, ma le piste che portavano a Calvano, Maracchi e Zampa si sono dissolte per un motivo o un altro. L'ultima acquisizione è quella del 21enne Matteo Loreti, zero presenze a Savona nella prima parte di campionato, movimento forse futuribile ma che nell'immediato non sembra destinato a incidere. Così l'innesto principale resta quello di Luca Di Matteo, già operato a dicembre. Le prossime settimane diranno se il prestito dal Pescara di Milicevic porterà giovamento, anche se le tanto decantate virtù del croato difficilmente si vedranno in toto dopo uno stop di più di un anno. Movimenti sostanzialmente ininfluenti dal punto di vista tecnico sono la partenza di Buonaiuto, lo scambio Serraiocco-K, il mordi e fuggi Civitanovese di Pigini. Alla fine quello che è più contato in casa biancorossa, come sottolineato dal presidente Campitelli e dal DS di Giuseppe, è l'aver resistito alle richieste per Donnarumma e la Padula e aver mantenuto inalterati gli equilibri di un gruppo che sta facendo grandi cose. Però il gap tecnico con le rivali sembra essersi esteso, ad esempio più di impatto il mercato dell'Aquila, che nell'ultimo giorno, dopo il no del Como per De Sousa, aveva virato su Nicola Citro, che però il Trapani non ha potuto far partire, e così l'Aquila ha ripiegato sull'attaccante esterno Maurizio Vella della Juve Stabia. Forse anche meglio così, un'alternativa in più, ma gerarchie più definite in un pacchetto d'attacco nel quale non ci sono più, ma forse non ci sono mai stati, Bernasconi e Balsas, e nel quale continuano ad esserci Perna, ora scivolato alle spalle del titolare Virdis, altro innesto di gennaio, e Pacilli. Rimasto ai piedi del Gran Sasso, ora per il fantasista si tratterà di mettere da parte le frizioni e le vicende contrattuali col sodalizio rossoblù e di far brillare il proprio talento per il bene della squadra. Carini e Gotti per la difesa, Djuric per il centrocampo sono inserimenti importanti per una L'Aquila che ha decisamente alzato la qualità della sua rosa, almeno sulla carta. Ora dovrà dirlo anche il campo. Certo però le dirette rivali non sono rimaste a guardare ed anche loro si sono sensibilmente rafforzate. L'Ascoli, dopo Nardini del Modena, ha piazzato il colpo del mercato assicurandosi Gigi Grassi. Se non avrà problemi di inserimento sarà un innesto micidiale, macchina da gol col suo sinistro esiziale. Più o meno lo stesso impatto può averlo l'ex gemello del gol al Pontedera Andrea Righini, arrivato dall'Avellino nel suo Pisa. Coppia atomica con il marocchino Armà, dentro anche l'estroso Floriano, via i deludenti Stanco e Giovinco. Pisa che ha rinforzato il centrocampo col playmaker Caponi, altro ex Pontedera. I nerazzurri fanno paura, ma la partita col Savona dice che ci sono ancora degli stenti. Mercato importante e intelligente anche per la Reggiana, che ha ceduto l'attaccante Sinigaglia, ma ha messo nel motore il talentuoso Luca Giannone, il centravanti spilungone Petkovic da Catania e il regista ex Benevento e Catanzaro Antonio Vacca. Davvero niente male. Eccoci rientrati e io saluto al telefono il collega del Messaggero Stefano Castellani. Ciao Stefano. Sì, buonasera a tutti voi. Buonasera, buonasera Stefano. Allora, intanto il maltempo in questi giorni all'Aquila si sta facendo sentire, la neve soprattutto, e non solo per il rinvio della partita di domenica, vero? Sì, sì, dici bene, la neve si sta facendo vedere, come? Pronto? Ti sento Stefano, ti sento. La neve c'è, questa notte ha nevicato bene e le previsioni danno neve anche per questa notte, quindi, quindi la neve c'è e sta dando fastidio alla squadra dell'Aquila Calcio, che ha dei problemi da allenarsi, però lo staff dirigenziale, l'uscita con il direttore generale Ugo Mastrofiero, gli altri dirigenti, il presidente Corrado Chiodi, il vicepresidente Massimo Mancini, a trovare subito le soluzioni a questo problema. Infatti la squadra si è allenata ad Alba Adriatica oggi e domani parte da Roma per un mini ritiro di 2 giorni per allenarsi al meglio e non avere problemi per la neve, quindi tornerà in città sabato mattina, perché come sappiamo c'è la partita di tutto cuoio dell'ex rossoblù Gianmarco Ingrosso, quindi sabato alle ore 16 al Fattore il secondo incontro casalingo dell'Aquila Calcio. Senti Stefano, ma siamo sicuri che si gioca a questo punto?
E le previsioni del tempo dicono che sabato il tempo dovrebbe essere mite, quindi il campo sarà pesante, si incrociano le dita e si spera di poter giocare questa partita, perché sarebbe proprio deleterio non giocare anche questa seconda partita. Ripeto, il tempo sembra mite per il sabato, quindi... Però, campo... ad esempio, domenica scorsa fino a luna tutto ok, campo spalato, poi a luna sì. Arriva la bufera, partita rinviata. Sì. Quindi sì, purtroppo bisogna un po' convivere con queste incognite. Sì, sì, quest'anno i giorni della merla che vanno avanti, insomma, c'è sempre questo pericolo e c'è questa incognita, però tutti in città sperano che si possa giocare questa partita, proprio perché avere due partite da recuperare sarebbe un altro ostacolo per l'Aquila Calcio, visto che qualche organo di stampa ha annunciato che forse si giocherà il recupero il 18 febbraio, però questa data è improponibile per entrambe le squadre, infatti sono solo voci, ma portano un po' cioè, di cioè prima del derby L'Aquila-Teramo addirittura? Sì, però questa sono solo delle voci che però sono state già smentite dalla società dell'Aquila e del Pontedera. Perché il Pontedera ha la Coppa, la semifinale della Coppa Italia il 18 e il 25, quindi dovrebbe fare un'altra partita infrasettimanale, quindi un tour de force troppo forte per la squadra del Pontedera, che dovrebbe andare a giocare anche a Cosenza, quindi viaggi a non finire, viaggi lunghi, quindi, e l'Aquila poi, come sappiamo, il 22 c'è il derby e quindi sicuramente questa data è improponibile e sicuramente non sarà. Immaginiamo. Non si è mai giocata. Senti Stefano, un bilancio sul mercato dell'Aquila. Stavo parlando anche del Teramo, ci si aspettava magari il colpaccio. Alla fine poi è arrivato Vella, che insomma è un giocatore magari di talento, ma non è un giocatore che suscita grandissimo appeal, come magari poteva essere lo stesso Citro trattato nell'ultimo giorno. Comunque l'Aquila il grosso lo aveva fatto prima. Che bilancio possiamo dare al mercato aquilano? Sì, il bilancio è positivo, anche se non è arrivato, diciamo, la ciliegina, la famosa ciliegina sulla torta con Citro. Il mercato dell'Aquila è stato buonissimo, quasi da 10, perché Virdis, Carini, Gotti sono giocatori che sono di ottima fattura, di una certa qualità, quindi che tra l'altro il direttore sportivo Ercole Di Nicola si è mosso prima di tutte le squadre e quindi già a fine dicembre aveva portato all'Aquila dei giocatori come Virdis, come ho già detto, quindi giocatori di un certo spessore, e quindi poi tra l'altro Vella anche non ha un nome eclatante, è un giocatore che è buono e all'Aquila serviva, perché non dimentichiamoci che adesso sugli esterni l'Aquila ha pochi giocatori, visto che Mancini è andato via a Messina e che Ceccarelli purtroppo è importante, quindi un giocatore rapido come Vella può essere molto utile. Senti, l'ultima domanda: è rimasto alla fine di una lunga telenovela Mario Pacilli, a questo punto come metterà a disposizione le sue prestazioni dell'Aquila? Tra l'altro era titolare nell'11 schierato sulla carta da Zavettieri, poi non si è giocato con il Pontedera, ma era titolare con Pozzebone, con Virdis e con San Domenico in panchina, anche in virtù delle condizioni del campo. Ma Pacilli, secondo te, insomma, riuscirà a rendere al 100% dopo quello che è successo? Dunque, io faccio una prima di Pacilli mi ero dimenticato di ricordare che un altro acquisto dell'Aquila Calcio, possiamo definirlo così, è Riccardo Perpetuini, che già da una settimana si allena, è ritornato ad allenarsi dopo il brutto incidente al ginocchio, quindi diciamo fra un mese e mezzo potrebbe tornare veramente in campo e dare un'altra spinta al centrocampo. Quindi invece Pacilli dovrebbe essere tutto risolto, perché Pacilli, dopo tutta quella querela, è tornato, da quello che sappiamo, a essere a giocare al 100% per l'Aquila, quindi si sono dimenticate tutte le difficoltà, i problemi e diciamo come ho già detto le querele per l'Ascoli, quindi lui ha tanta voglia di Pacilli di tornare a giocare,
tra l'altro vive all'Aquila, ha acquistato casa anche all'Aquila, quindi si può dire che ormai, almeno per quest'anno, l'Aquila è la sua città. Poi incrociamo le dita, se l'Aquila va in Serie B, lui vuole tornare in Serie B, quindi magari ormai... si tornerà con l'Aquila, chi lo sa? Sì, giocare con l'Aquila, chissà, quindi adesso, visto che è rimasto all'Aquila, deve dare tutta la sua voglia di fare bene proprio con dei colori rosso-blu. Bene Stefano, ti ringraziamo, ti aspettiamo qui prossimamente, sì, va bene? Mercoledì prossimo dovrei esservi di ospite. Va bene, grazie Stefano e buona serata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Stefano Castellani, collega del Messaggero. Maurizio, parlavi a telecamere spente del Pisa, io ho detto anche nel servizio, grandi acquisti ma anche grandi stenti, perché la vittoria col Savona non è stata così limpida e convincente come direbbe il 2-0. Beh, se l'allenatore del Pisa è Braglia, se guardate un attimo la storia delle squadre che Braglia ha allenato, sì, ha vinto campionati, ma sempre facendo un gioco, non gioco, nel senso 1-0, 1-1, 2-1, e questa è la caratteristica di Braglia. Poi lui sprona la squadra con termini un po' coloriti. Non oxfordiani, però bisogna... È un motivatore, io mi ricordo pure a Chiedi, è stato un grande, ha fatto bene, ma è il suo comportamento, il suo carattere. Però se potete vedere una squadra che gioca bene, magari dovete vedere il Pisa. Purtroppo ha questa caratteristica, non lui fa risultati pur non giocando bene, però gli va dato merito, perché poi alla fine se i campionati li vince vuol dire che è un allenatore capace. Allora Gianluca, abbiamo detto il Pisa con Arrighini, con Floriano, con Caponi, Lascoli con Nardini e poi soprattutto Grassi, che insomma, penso sia l'acquisto, il colpo del mercato di questa sessione, ma anche la Reggiana con Giannone, con Vacca. Cioè, sono innesti comunque che incidono. Hai dovuto mettere, tu società, hai dovuto mettere sul piatto tanti bei soldi per portarli a casa. Questo è un po' quello che ci diciamo all'inizio dell'anno, sono società che poi si sono confermate come capacità di investimento, rappresentano piazze numericamente importanti, la Reggiana, Ascoli come cultura, insomma una società che ha fatto Serie A, Pisa, quindi è chiaro che a noi lo stimolo è ancora più grande, perché sappiamo sin dall'inizio di competere con queste grosse realtà e noi ci sentiamo tali. Quindi magari qualche, oltre di Matteo e Milicio, come dicevo prima, grossi colpi non ne abbiamo fatti, proprio in funzione del fatto che siamo convinti di avere già così un grande organico e siamo convinti di poter rimanere lì fino alla fine. E in effetti nel pezzo ho detto probabilmente il gap tecnico sulla carta con queste squadre si è esteso, vero è, e lo diciamo non da oggi, che il Teramo tra queste è quella che sembra essere più squadra, cioè quella squadra dove si è raggiunto un grado di coesione molto più spiccato che nelle altre, e quindi la partita si gioca qui. Se questo grado di coesione che è il Teramo, questo spirito di squadra, può essere competitivo con la forza tecnica di queste altre... Insomma, poi io oltre questo ti ringrazio, lo dici, perché lo condivido, e quindi come impianto di gioco, con tutto quello che c'è da dire, però anche, guarda, mi permetto di dire, anche a livello nominativo, cioè i giocatori nostri sono giocatori che hanno iniziato ad avere un nome importante, hanno meno storia magari di giocatore, ecco parlo di Grassi, no, quella storia lì no, però sono giocatori che in realtà sono convinto che possano fare anche categorie superiori, ce ne sono 5-6 dal mio punto di vista, e quindi è chiaro che magari siamo anche convinti, numericamente forse qualcosa in più ci avrebbe fatto comodo, però la convinzione è tale sia nella dirigenza che nell'area tecnica che nei giocatori, per cui noi siamo convinti di poter competere fino alla fine. Senti, ma cosa circola negli ambienti? Il Pontedera ha voluto monetizzare perché ha tolto, diciamo, di tre giocatori della spina dorsale, Vettori, Caponi e Grassi, due sono andati via nel giro di una settimana.
hanno voluto monetizzare. Come... quello sì, le voci che sono trapelate sembra proprio di sì, perlomeno per quanto riguarda Grassi, Valascoli so che ci, sì, che insomma qualcosa sia successo, però ti ripeto, queste come al solito sono voci, non è che abbiamo seguito queste trattative. Sei rimasto sorpreso comunque del passaggio di Grassi? Assolutamente, io ero convinto che non andasse via, pure perché lui a Pontedera ha fatto sempre bene, era stato l'anno scorso se non sbaglio a Salerno, non è stata una buona esperienza, è tornato subito. Dove è scappato via, quindi... Poi quest'anno noi ci abbiamo giocato poco fa, abbiamo vinto, ma nonostante questo lui era proprio il leader carismatico della squadra, prendeva palla, si abbassava fino al centrocampo, quindi gestiva i tempi, faceva la fase offensiva, era veramente l'uomo simbolo, quindi pensavo fosse complicato che lui potesse andare via. Sì. No, può darsi pure che come ha fatto a Salerno faccio pure ad Ascoli che torni un'altra volta. Ma ora non ci sono altre finestre. Sì, no, io parlo di Albia fino a giugno, poi... Bisogna vedere se... Metti che l'Ascoli, non lo auguriamo per le abruzzesi, ma se l'Ascoli viene promosso, poi dovranno valutare se Grassi, che è anche un po' in là con l'età, è un giocatore in grado di poter fare la Serie B. Tecnicamente probabilmente sì, poi fisicamente... Bisogna capire. Se io posso dire una cosa, se mi è permesso. Io, ieri sentivo un'intervista a un giocatore, non mi ricordo bene quale fosse, sai, tu adesso hai 32 anni, adesso soffri in campo, ma ragazzi, ma 32 anni uno è ancora giovane, considerate che la vita oggi si è allungata tanto, certo. Secondo te un calciatore a 32-35 anni è ancora nel pieno della maturità, io non riesco a capire. Certo. Forse si fa un discorso di longevità sportiva più che longevità in generale. Io faccio un esempio. C'è un giocatore di 32 anni, se però gioca a certi livelli da 17... In 15 anni ha usurato il suo corpo. Adesso tu... Se invece gioca a certi livelli, magari da quando ha 21-22 anni, prima giocava a un livello più basso, magari ha stimolato di meno il suo corpo. Posso farti un esempio fondamentale? Prego, tu sei un dirigente sportivo. Faccio un esempio fondamentale, Pirlo. Pirlo al Milan, Allegri ha detto che non era più buono, tant'è che aveva deciso di puntare tutto su Van Bommel, che aveva 35 anni e Pirlo ne aveva di meno, perché mo c'è 35 anni. Dice, vabbè, lo vendiamo. È andata alla Juve, la Juve è andata a 31 anni, 32 anni, che è andata, guardate che cambiamento sta facendo Pirlo. Di conseguenza, molte volte quello che conta è l'allenamento, la motivazione, la vita che tu fai, perché è facile essere un campione, però fumare, fare tardi la sera e allenarti poco. Se tu ti alleni seriamente e fai una vita da atleta, puoi giocare tranquillamente fino a 36-38 anni a livelli alti. Certo. Ecco perché certe volte dico che 32 anni un giocatore è vecchio, no? No, strutturalmente, come se posso intervenire, e come dici tu, sono d'accordo, perché a 32 anni sei anche più forte di 26-27. Il problema poi è mentale, soprattutto nel calcio, perché la predisposizione che c'ha un giocatore dopo anni di campionati a seguire, a applicarsi ad un allenamento, lo rende anziano, tra virgolette, è quello, quindi, perché fisicamente... Tu dici, un giocatore di 31 anni... vuole stare lì a sentire l'allenatore che dice devi rientrare, fai questo movimento, può essere vecchio mentalmente, non fisicamente, perché fisicamente assolutamente, se c'è l'atteggiamento giusto giochi fino a 35 anni, ma tranquillamente è più una questione di atteggiamento. Quindi ci sono giocatori che a 35 ancora danno un rendimento importante perché la mentalità è quella che sono, si sanno parlare nel gruppo, sanno rispettare l'allenatore, riescono a rimanere giovani come atteggiamento, con voglia di applicazione. Quindi l'allenatore nostro, per dirti, in questo secondo me è un maestro, nel senso che esaspera anche fin troppo, perché passata una certa età già vede con diffidenza il giocatore, perché vuole gente giovane, perché mentalmente che è abituata a recepire, a assorbire, a metabolizzare, fa di tutto per applicarsi. Invece il trentenne già ti comincia, può dare qualche rischio in più, si inizia, no? Qualche accorgimento, il martedì inizi che ti alleni di meno, il mercoledì piano piano si gestisce o pensa di gestire. Sì. Penso anche di capire un riferimento all'anno scorso, penso. Non ho fatto il nome, però penso di aver colto questo suggerimento. Vivarini tu lo conosci? Guarda, lo conosco benissimo, siamo amici, lui mi rispetta tanto, io lo rispetto tanto, ogni tanto lo chiamo, ma non... ci parlo, perché secondo me io mi auguro che Vincenzo faccia carriera, che mi dispiacerebbe per il Teramo se lo dovesse perdere, ma io gli auguro di fare un'ottima carriera. È stato sfortunato
ad Aprilia, perché lui è andato ad Aprilia convinto anche dei grandi progetti che la società gli aveva proposto, poi stava facendo questi progetti, non si sono... Beh, è stato esonerato da secondo o terzo in classifica. Sì, esatto. Non si sono avverati, bene ha fatto il presidente Campitelli a prenderlo, sta facendo dei campionati magnifici e mi auguro appunto che la sua carriera sia futuristica, anche ad un livello che conta. Lui ha un altro anno di contratto, Campitelli in uno degli ultimi collegamenti, dei tanti collegamenti telefonici che ha fatto con TV6 ha detto è sotto contratto e resterà con noi, però poi le vie del mercato sono infinite, no? Come anche, quelle del signore. Ma anche forse le vie... E siccome il suo buon lavoro, ottimo lavoro, viene percepito anche dalle squadre qui intorno, non è poi così scontato, staremo a vedere. Certo, se resta a Teramo farà il bene del Teramo, evidentemente. Però... Campitelli è giusto che abbia detto quello che... perché insomma c'è un contratto, però come è capace di ricordare al mister, ma a tutta l'ambiente, che c'è un contratto, e poi è la prima persona che si inorgoglisce se un suo giocatore, in questo caso allenatore, possa avere richieste di categoria superiore, e lui è il primo che poi magari cerca di favorire queste cose, perché in realtà capisce poi i meriti, e sarebbe anche un peccato se venisse una chiamata a categoria superiore per il mister, tenerlo controvoglia vincolato al contratto, con lui c'è un rapporto diverso. Gli addetti ai lavori che vedono la classifica, vedono che l'organico del Teramo è un buon organico, ma che confrontando con gli altri organici è una squadra, il Teramo, che ha una classifica forse più rosea di quello che le previsioni direbbero, è chiaro che probabilmente c'è la mano, oltre che della società, anche dell'allenatore. Certo, quindi assolutamente. Certamente queste sono stagioni che poi lasciano il segno, in questo caso in positivo, e quindi Vivarini potrebbe avere un futuro ancora più roseo, ammesso che non possa essere roseo anche col Teramo, perché poi anche in questo caso le vie del signore sono infinite. A proposito di... No, se non sbaglio è la squadra più giovane del girone, c'è una media di 23 anni se non erro. Sì, noi facciamo il minutaggio in questo senso, quindi rispettiamo l'età media sotto i 25 e poi ci sono... E i rinforzi sono ora di Matteo in parte, ma Milicevic stesso, un giocatore 93, quindi stiamo parlando comunque di giocatori estremamente giovani, e anche l'ultimo arrivato, abbiamo detto, un futuribile come Loreti. A proposito di allenatori bravi, andiamoci a sentire le dichiarazioni di Nunzio Zavettieri, perché parla della possibilità di andare a Roma, ma parla, fa anche un bilancio insomma del mercato aquilano, vediamo. Stiamo prendendo in seria considerazione il fatto di poter andare in ritiro giovedì su Roma per poter svolgere i due allenamenti che precedono la partita, che poi sono quelli che ci danno le indicazioni per come interpretare la partita nel miglior modo possibile. E quindi credo che opteremo per questa soluzione. Tornando a domenica scorsa, il tecnico rossoblù, pur dicendosi rammaricato per il rinvio, anche alla luce del calendario fitto che ora potrebbe far slittare molto in avanti la data del recupero, plaude comunque alla decisione del direttore di gara, presa in un'ottica di salvaguardia della salute dei 22 calciatori che sarebbero dovuti scendere in campo. Volevamo giocarla a tutti i costi, colgo l'occasione per ringraziare i tifosi e gli addetti al campo che ci hanno dato una mano a spalare il campo, e il comune stesso. E purtroppo le condizioni le avevamo create, solo che poi a luna è venuta questa bufera di neve che ha pregiudicato l'inizio della partita, e a conti fatti devo dire che è stata la decisione più saggia, perché si rischiava veramente l'incolumità dei ragazzi e per noi... E sarebbe stato un danno, non volevamo permetterci, non possiamo e non vogliamo permetterci di perdere giocatori in un momento così delicato. Infine, un occhio al mercato. Nel corso di questa sessione invernale, chiusa con l'arrivo dell'esterno d'attacco Vella, l'Aquila ha puntellato tutti gli slot in cui risultava scoperta, potendo ora contare su due calciatori per ruolo. Abbiamo messo il difensore col piede sinistro Carini, l'esterno col piede sinistro Gotti e la punta centrale che era Virdis. Poi tra il gioco di entrata e uscita abbiamo completato, a mio avviso bene, diciamo, la squadra, al fine proprio di avere due giocatori per ruolo, e quindi credo che adesso abbiamo tutti i presupposti per poter fare un grande finale di stagione.
Chiaramente per scriverci il numero lo conoscete, io ve lo ribadisco, 392-623-7060 per gli sms, per farci domande o considerazioni. Non ci vogliamo prendere i meriti perché i meriti non sono nostri di pro e contro, però avevamo sperato la scorsa settimana che il derby, l'Aquila Teramo, venisse fissato di domenica e in un orario da primo pomeriggio. Si giocherà il 22 febbraio, quindi domenica ore 14:30. Penso che sia l'orario più giusto e la domenica celebrerà nella maniera migliore una gara che comunque sarà sentita da tutte e due le parti, a maggior ragione con questa classifica, sperando che le prossime due partite non vadano a stravolgere e anzi mantengano le due squadre lì. Beh sì, comunque a prescindere da questo, che comunque è fondamentale per noi, l'andata purtroppo è andata male, fu l'esordio proprio di Zavettieri se non sbaglio, quindi abbiamo ancora più voglia di riscattarci e non vediamo l'ora che arrivi il 22. Mi dispiace che il 18 speravamo che ci fosse il recupero con il Ponte d'Era, però effettivamente il Ponte d'Era credo abbia la coppia, la coppa, sì. E quindi insomma credo che sia slitta. Sì. Penso che questo per l'Aquila sia un fastidio, perché poi col Ponte d'Era non è che si è vinti in partenza, bisogna giocarla e bisogna vincerla, però con quei tre punti potenziali sei più su e penso che moralmente questo possa contare. Invece ora i punti di distacco sono 7, è vero una partita in meno, però danno un po' fastidio, se uno guarda la classifica chiaramente danno un po' fastidio, e anche per questo motivo si spera che l'Aquila possa giocare la sua partita sabato e che non ci sia un ulteriore rinvio, altrimenti due partite casalinghe da recuperare e sono difficilissime da collocare in questo calendario, già difficile collocare questa sola singola partita. È il momento di fermarci, poi rientriamo con tanto altro. Eccoci rientrati. Allora, stavamo prima accennando il discorso, anzi abbiamo anche un po' approfondito il discorso relativo al Chieti. Maurizio, le dimissioni di Bellia, tu che vivi la città, sono dovute a una sua stanchezza oppure al fatto che questa contestazione era effettivamente insostenibile? Cioè, cosa ha inciso di più secondo te in queste dimissioni? Aspetto dei tifosi, la Volpi, che ogni sacrosanta domenica si vince o si perde, Bellia devi andartene, oppure il fatto che dopo 5-6 anni e anche di soldi messi lì sul piatto subentra una fisiologica stanchezza? No, diciamo che le dimissioni mentali del presidente Bellia sono scaturite dal campionato scorso, quando tu hai la possibilità di avere 9 promozioni, 8 dirette, la nona te la gioca ai playoff e tu fino a un certo punto del campionato stavi andando benissimo, poi arriva la partita con il Teramo, la perdi in casa e da là è iniziata una discesa, una debacle di questa squadra che non si è più ripresa, ha cambiato l'allenatore, è andato via il direttore sportivo e lui a fine campionato veramente aveva deciso di lasciare la società e praticamente dare nuovo impulso per questo campionato di Serie D. Poi giustamente ti guardi attorno e ti rendi conto che vai avanti nel gruppo, ti giri e sei sempre solo, e lui è ripartito facendo ed essendo convinto di aver fatto un'ottima squadra per puntare a risalire e vincere il campionato. Purtroppo i tifosi, appunto, memori di quello che è successo l'anno scorso, anche dei due diciamo spareggi, quello con la Paganese che tu perdi in finale e quello dei due anni fa perso in semifinale, hanno lasciato un po' il segno. Poi secondo me i tifosi, su questo posso dargli anche ragione a loro, quando noi viviamo in un comprensorio dove abbiamo Pescara vicino e Lanciano che sta a 40 km di distanza, dove tu ti ritrovi un Lanciano che ti fa la Serie B, il Pescara che ti fa la Serie B, poi ti guardi ancora attorno, il Teramo che è l'Aquila che sono in C1 e che stanno facendo un ottimo campionato, nel tifoso subentra una certa frustrazione e vanno capiti. Poi adesso questa contestazione che avviene domenicalmente o anche settimanalmente un po' ha inciso anche negativamente nell'umore dei giocatori. Io mi auguro che
che si arrivi a una conclusione al più presto con un nuovo ingresso, appunto per dare impulso anche a questi tifosi che possono tornare al campo, perché onestamente andare a vedere una partita del Chieti, vedi 200, massimo 300 spettatori, tutti quanti appoggiati in tribuna, non è che curva faccia... vuota, poi curva vuota, finisce la partita, si vince o si perde, si conteste. Vince o si perde, non accade nulla, capito? Poi onestamente lo sportivo teatino è particolare, però penso che siano particolari tutti gli sportivi. Se vinci tutti al campo, se la squadra non va bene, non ce ne importa niente. Certo incide anche, secondo me, l'ho detto più volte negativamente, anche la collocazione di questo stadio, dove praticamente arrivarci è difficile, la grande, largo, la pista che allontana i tifosi, però questo mix di situazioni stanno facendo che il Chieti stenta. Io mi auguro appunto che raggiunga questi play-off, perché una città come Chieti non può permettersi di non ritornare nei campionati che contano, insomma. Anche tu prima dicevi di sì. No, perché se guardi un attimo il girone del dove giocano l'Aquila e il Teramo, trovi il Tutto Cuoio, insomma, squadre che onestamente non dovrebbero appartenere a questa categoria, eppure stanno là, lo stesso San Marino, la Sant'Arcangiolese, per la propria Piacenza. Secondo me sono squadre che in effetti dovrebbero stare al posto del Chieti, e il Chieti giocare in quel campionato. Tu vuoi verde come il Chieti, tra l'altro. Sì, tutto quello è verde come il Chieti, forse l'anno scorso hanno preso 6 punti col Chieti, purtroppo, sei, sì. 6 punti sanguinosi. Sanguinosi, specialmente quello del ritorno, purtroppo il calcio è fatto così, hai fatto 2 ottimi campionati, hai sfiorato di vincere, di andare direttamente in C1 e nel campionato più facile, dove c'erano 8 promozioni, anche perché penso, e l'ha detto Lavori, me lo può dire, la squadra del Chieti non era ben costruita, anche se poi sono state problematiche, certo, legate anche all'uscita del direttore sportivo, questo Di Meo, l'allenatore Di Meo, che aveva lui scelto i giocatori, poi è arrivato il cambio d'allenatore, ha fatto benissimo, tutte complicazioni. Vabbè, che poi sono un segnale che ti portano a una retrocessione. Hai parlato prima di 2 potenziali sponsor, quanto è concreta questa possibilità? Se si parla di sponsor, vuol dire che questi sono personaggi che poi andrebbero ad aiutare, ad affiancare un Belia che quindi si rimette dentro, si rimette in carreggiata, oppure sono delle persone che possono poi rilevare? Guarda, il presidente Bellia è, onestamente, in questi ultimi anni è stato aiutato in primo luogo da una persona che si chiama Walter Costa, che è il vicepresidente, che lo ha spronato, lo ha invogliato a restare nel calcio. È normale che ad oggi, 4 febbraio, il presidente Bellia ha deciso di lasciare la società. A giugno lui, qualsiasi sia il risultato del Chieti, ha deciso di lasciarla e di rimetterla, se non ci sono interventi economici, in mano all'amministrazione che verrà. Però io sono convinto che se effettivamente questi sponsor da sponsor dovessero diventare anche attori principali insieme a Bellia, io penso che lui ci possa ripensare. Pensare in questo senso: oggi io ho messo il 100% del capitale, se non il 95 e il 90. Se questo capitale si può ridistribuire in una quota massima, più equilibrata, lui secondo me resterebbe, anche perché ormai si è legato anima e corpo a questa squadra. Però c'è il punto interrogativo, l'incognita, certo, dei tifosi che adesso lo contestano in qualsiasi modo. È normale. Però il calcio si cambia, perché io ho ricordato l'altra volta che 5 anni fa quei tifosi lo portavano, lo mandavano, sì, in aria in segno di gioia per la promozione, sì, di Montecchio. Ora lo contestano, tra un anno magari saremo lì a commentare un risultato sportivo del Chieti e i tifosi che portano in festa la società, e magari anche Bellia se resta. Quindi poi si vivono momenti, ora questo è il momento, però se si riesce a trovare qualcuno che lo aiuta
magari... Ma lo aiuta anche assumendosi le responsabilità certo, dirigenziali, ecco, in certo, questo senso quel chi di adesso oggi ha bisogno di un quadro dirigenziale diverso, che comunque il presidente Bellia, secondo me, ne deve far parte, perché questi consideriamo un fatto che lui ha preso la squadra in promozione, eccellenza, Serie certo, D, C2, sfiorato la C1 più volte. Era arrivato quasi in C1, di conseguenza comunque fa parte di una storia di questi ultimi anni del Chieti. Adesso vedremo, perché sennò certo, altrimenti io vedo dura il prossimo anno il Chieti nel mondo del calcio. SMS, diamo spazio a Gianni D'Areo in regia con gli SMS. Buonasera, grande mercato dell'Aquila, vediamo di vincere sabato. Quello che mi preoccupa di più è il terreno di gioco, sempre forza l'Aquila, Massimiliano. E in effetti, Massimiliano, ti saluto, condividiamo questo tuo pensiero, lo abbiamo detto in precedenza, perché il maltempo si fa sentire. Dopo aver visto lunedì la partita dell'Ascoli, dove ha sofferto tantissimo con una squadretta come il San Marino, attenzione, San Marino comunque si è rinforzato con gente come Musetti, quindi non è più la squadra di qualche settimana fa, ed è riuscito a vincere solo grazie a un rigore regalato. Io sono ancora più convinto che noi siamo superiori all'Ascoli. Secondo me alla fine il Teramo arriverà davanti a squadroni come Pisa e Ascoli. Io temo solo l'Aquila e soprattutto la Reggiana, che quando ha giocato contro noi mi ha fatto una grande impressione. Sabato mi raccomando, tutti a Gubbio a sostenere il magico Teramo. Un saluto ad Andrea e complimenti per la trasmissione, Domenico. Grazie mille come sempre, Domenico. Sono considerazioni le tue che possono essere condivisibili. Secondo me l'Aquila ha speso meno del Teramo perché Di Nicola è un direttore che sa il suo, forza l'Aquila si decolla. Tiriamo fuori un argomento, chissà se poi vuole dire qualcosa Gianluca. Sì, sì. Quando ci saranno gli innesti dei vari Fiore, Milicevic e Lulli, penso che avremo a quel punto un gran centrocampo, e poi Gianluca ci dirà a che punto sono Fiore e Lulli, sì, oltre che Milicevic. I colpi di mercato del Teramo sono essere riusciti a trattenere la Padula e Donnarumma, è quello che hanno detto di Giuseppe Campitelli lunedì sera in speciale calciomercato, proprio sentiti a tal proposito. Spero che l'Aquila faccia un bagno di umiltà, specialmente il direttore Mastropietro, molto presuntuoso. Invece da tifoso abruzzese spero che il Teramo vada in B, perché è una squadra umile e con tanta voglia, ripeto, un tifoso abruzzese. Le dichiarazioni di Ugo Mastropietro possono essere non condivisibili, magari sentiremo anche una risposta, però c'è libertà di parole, poi ognuno fa le sue considerazioni, la gente a casa poi si fa la sua idea, però insomma non andiamo al di sopra di certe righe. Una considerazione va fatta secondo me: il Teramo in 23 giornate non ha mai giocato a fine giornata, mentre l'Ascoli su tutte le altre ne hanno fatto abuso. Non ha mai giocato, ho capito, cioè, l'Ascoli gioca spesso la domenica alle 16-18, mentre invece il Teramo spesso gioca il sabato. Poi il rigore di lunedì a San Marino, ridicolo, sarebbe ancora più bello il 10 maggio gioire nei confronti delle altre. Questa è un'altra considerazione che poi giriamo a Gianluca, che sì, sta accumulando domande. Chiedete al grande Formichetti se diventerà presidente del Chieti Calcio, solo lui può riportarlo ai vecchi splendori. Giovanni da Chieti, anche questa ci appuntiamo, anzi subito secco, vuoi fare il presidente del Chieti? No, Dio, io non voglio fare il presidente, anche perché non ho la capacità economica per farlo, però potrei dare tranquillamente una mano. Negli anni scorsi sono state più volte degli ammiccamenti, abboccamenti, però poi non se ne è fatto più direttore nulla. Direttore generale, ma guarda, io sono qua, adesso sono nel civismo, ho pure spiegato ai tifosi che mi hanno chiesto un coinvolgimento il perché e il per come mi ritrovo nel civismo perché sono appassionato, certo, perché in questo caso Valentino Sciotti e Rocco Menna hanno avuto fiducia in me e mi hanno coinvolto. Adesso vedremo, il futuro è sempre bello da scoprire. Certo, mi sembra che l'apertura sia molto chiara. Hai tanto da dire, Gianluca. Dimmi, da dove vogliamo partire? Non so, dimmi tu. Allora, intanto si faceva accenno alle parole di Mastropietro, al fatto che l'Aquila ha un direttore sportivo più competente di altri come Ercole Di Nicola. Il riferimento è: l'Aquila spende di meno e prende più giocatori perché c'è competenza del direttore sportivo. Sì, io questa cosa qui, veramente, poi parlando anche con il nostro addetto stampa, più di una volta ho detto che avrei fatto di tutto per non precisarla, perché a me non piace parlare delle situazioni dell'altra società, di altre società, pure perché tra l'altro non ho la presunzione di dire che la conosco, però conosco quella del Teramo. E mo, al di là della competenza di Nicola e di Giuseppe, che è ridicolo parlare di queste cose, io credo che il nostro direttore sportivo, seppur con un budget importante, ma
per l'obiettivo che avevamo. Credo che abbia fatto dei colpi importanti tenendo la linea che il presidente ha imposto, quindi che la società ha imposto, e quindi siamo più che soddisfatti. Una cosa però mi piacerebbe che, questo lo dico non come sfida, ma prima di parlare dei bilanci delle altre società invece, cosa che io non farei mai, invito il signor Mastropietro a venire magari un giorno a Termo, se no vado io all'Aquila e facciamo una chiacchierata insieme, e poi se ha l'onestà, il coraggio, vedete voi, o la sportività, di parlare, e così come farò io, di realmente di quelli che sono i soldi spesi al Termo, i numeri e dall'Aquila, perché ci sono delle situazioni che ormai tutti quanti conosciamo, seppur non bisogna avere la presunzione di dire che i bilanci sono pubblici, quelli del 2014 sarà pubblico giugno del 2000, ci sono dei termini fiscali che, per cui oggi non si può dire niente. Quindi, però al di là di questo che è antipatico dire, io credo che ci si possa confrontare, se può essere una cosa folcloristica così tra di noi, e poi ne parliamo in maniera chiara e netta, pure perché io sono convinto che vengono fuori delle cifre così nette, dove parlo anche di percentuale 30-40% di differenza. Quindi il Teramo sta facendo bene, e non per il bilancio, sta facendo bene, e mi piace dirlo tecnicamente. Per quanto riguarda i bilanci, se vogliamo aggiungere quelli, io dico che prima mi piacerebbe un confronto personale con il signor Mastropietro, e poi io sono disposto anche pubblicamente a rendere netto tutto ciò che dico. Sono schermaglie. No. Noi, ma anche te, ma suppongo anche Ugo Mastropietro, ma preferiscono il confronto poi sul campo che è la cosa. Ma io quello subito, ma anche per quanto riguarda, non mi sono mai permesso di parlare del bilancio dell'Aquila, e non capisco come persone che non facciano parte della società del Teramo possano parlare dei numeri del Teramo, quando è evidente e chiaro quali sono più o meno le cifre. Il Teramo sta facendo bene e posso dire tutto, anche molto meglio dell'Aquila dal mio punto di vista. Allora, Fiore, Milicevic, Lulli, a che punto sono? Quando li rivedremo in campo? Tu che insomma... Per Milicevic penso che già sia domenica sia un giocatore utilizzabile. Parliamo soltanto dell'intensità, manca la partita perché non ha giocato, quindi è un giocatore pronto assolutamente. Fiore si sta già allenando, ancora diciamo, penso io 15-20 giorni per avere un quadro un po' più preciso, perché il tendine insomma gli ha creato dei problemi. Sta bene adesso, ma io penso che per il prossimo mese, febbraio, non ci si possa contare. Cosa diversa per Lulli, che sta recuperando dalla pubalgia, l'11 febbraio dovrebbe tornare qui da noi, perché adesso sta a Bologna, si sta curando, e spero che per quella data abbia risolto il problema della pubalgia, quindi da lì a poi un'altra settimana per gli allenamenti normali. Credo che sia un giocatore che poi possa tornare. Milicevic mi sta dando comunque dei segnali incoraggianti. Milicevic è un giocatore che sta bene, oggi si è allenato bene per tutta la settimana, è un giocatore a cui manca la partita, ma è un giocatore che è immediatamente utilizzabile. Si parla, l'ho detto già, lo ripeto, si parla sempre del Teramo, la Padula, Donnarumma, giocatori più da copertina. Proprio probabilmente se c'è un giocatore che, questo lo dico io, non lo faccio dire né la società né lo staff tecnico, che probabilmente è uno di quelli indispensabili, perché ormai è una bandiera, perché ha carisma, leadership, ed è forse uno dei migliori, se non il miglior difensore della categoria, Ivan Speranza. Lo andiamo ad ascoltare, e con lui parliamo anche di un episodio occorso nel finale di gara ad Ancona. Sentiamo che cosa ci dice Ivan Speranza. Ivan Speranza, intanto una curiosità, appena finita la partita ho visto un animato battibecco, se così possiamo definirlo, con la Padula, o mi sbaglio, cosa è successo? Siccome c'era stata l'ultima punizione dove è stato espulso Dierna, noi facciamo uno schema su quella punizione, poi l'arbitro ci ha detto che comunque se ci mettevamo lì in quella posizione chiamava il fuorigioco, quindi avevo chiamato un po' tutti quelli che stavano lì davanti di toglierci da lì, e poi purtroppo Gianluca calciato e ha preso Adiachi, e quindi c'era questo teatrino abbiamo fatto lì, però niente di che, siamo chiariti quella situazione che è successa. Senti, è un pareggio comunque da catalogare positivamente, perché comunque è ancora un campo difficile. Certo, come abbiamo visto comunque squadre come Ascoli e Reggiano sono andate lì a perdere, quindi un campo ostico. Siamo stati bravi a portare almeno questo punto a casa, che non era facile, poi su un campo non in ottime condizioni, quindi per noi facciamo fatica infatti a costruire subito da dietro, perché comunque dovevi fare al minimo due tocchi con la palla, quindi
si è fatto un po' di, siamo andati un po' in difficoltà in quello, però un ottimo punto. Prossimo avversario il Gubbio, che a livello di risultati non sta attraversando un buon momento, però anche a Ferrara ha avuto diverse occasioni, è un osso molto duro. Sì, magari in questo momento non sta brillando come aveva fatto negli ultimi mesi, però secondo me è una squadra molto, molto forte, quindi dobbiamo andare lì come stiamo facendo nelle ultime partite, concentrati, con la testa giusta per portare a casa il risultato. Anticipiamo le parole di Vivarini, non commettete fallo dai 30 metri in giù, sì. Ce l'ho viso. Sì, lo sappiamo, quindi dobbiamo stare attenti come... Magari avevamo preparato anche con l'Ancona in cui se ci fosse stato Bondi sapevamo che c'aveva un gran piede, quindi è la stessa cosa. Dobbiamo stare molto attenti a non far fallo al limite d'aria per non crearci dei problemi per noi stessi. Allora, eccoci rientrati, vuoi aggiungere qualcosa su quell'episodio proprio alla fine della partita? Poi lui ha chiarito sullo schema. Sì, non si sono capiti quando la Padula gli ha indicato dove avesse tirato, non si sono capiti e quindi non si sono spostati tutto lì, purtroppo. Ed è stato colpito in barriera. È stato colpito in barriera. Poi sì. Nella transagonistica qualche parola di... Beh, la Padula è così uno che vive la partita in tutti gli aspetti. Certo, poi tutto rientrato. Va bene, dobbiamo andare in pubblicità, poi ritorniamo con gli ultimi 10 minuti buoni. Eccoci rientrati, proiettiamoci anche sulla prossima giornata di Serie D e intanto vi dico che a Giulianova insomma, prosegue insomma, questa situazione con l'interessamento del gruppo Ettore nei confronti del Giulianova, c'è stato già un incontro, le parti si rivedranno, ora la classica situazione di riflessione, di studio delle carte. Potrebbe anche non essere un passaggio di proprietà completo delle quote, ma potrebbe essere un affiancamento all'interno della compagine societaria, un affiancamento dell'attuale proprietà rappresentata da Antonio Esposito. Ma insomma, queste sono cose che poi si dipaneranno nel corso delle settimane, il tutto mentre il Giulianova cerca di ottenere i punti salvezza, ripartendo dall'1-1 strappato nel finale con il Fano, grazie al gol di Mariani. Noi ora andiamo a vederci questo servizio che ci introduce proprio al prossimo turno di campionato. Vediamo. Riprende il campionato di Serie D e lo fa con un big match forse decisivo per le sorti del campionato, quello fra Fano e San Benedettese. Dopo aver superato bene i due scontri diretti, ora la maceratese capolista, mentre sarà impegnata al Cannarsa di Termoli, con un orecchio, forse tutte e due, sarà attenta a conoscere le sorti del big match del Mancini. Le due inseguitrici hanno gli stessi punti, un pareggio serve a poco, una vittoria permetterebbe di scegliere la seconda, la designata ad essere forse la definitiva inseguitrice della squadra di Peppe Maggi e di conseguenza scuderebbe la sconfitta. Samb con un nuovo portiere, il ventenne Marani, ma senza il proprio pubblico nell'impianto fanese. Maceratese che d'altro canto non può sottovalutare il match contro un Termoli a caccia di punti salvezza. Tra le abruzzesi la partita più importante è per il Chieti, che ha ben 7 punti di ritardo dal quinto posto, 8 dall'avversario di giornata, la Civitanovese. Se si vogliono nutrire speranze playoff, serve un colpaccio, senza mezzi termini. La Civitanovese è in forte flessione, ma i neroverdi non avranno Esposito, squalificato, e Orlando, impegnato al Viareggio. Serve un'impresa, scontro diretto di metà classifica per il San Nicolò. Al Bonolis, senza lo squalificato Valim, attende la Recanatese, che ha 2 punti in meno. Centrando la vittoria, l'11 di Epifani chiuderebbe il discorso salvezza. Invece è sempre aperto per la Miternina, che tiene botta nonostante il periodo di calo di forma e risultati. A Chieti però gli scoppitani hanno giocato una buona gara ed ora dovranno far valere il fattore campo, anche se al Comunale arriverà la squadra più in forma del momento. Il Matelica ha vinto le 3 gare del girone di ritorno ed ha appena tesserato il ventenne attaccante Moras dall'Udinese, ex Lupa Roma. A Miternina senza Gizzi inizia contro il Castelfidardo il ciclo di scontri diretti per il Celano, ultimo in classifica. Poi Agnonese, Giulianova e Recanatese. Restare ultimi dopo questo filotto vorrebbe dire abbandonare virtualmente la Serie D. Scontro diretto salvezza anche per il Giulianova, di scena al Civitelle di Agnone. In mente sempre le vicende societarie, ma sul campo vietato sbagliare per la squadra di Francesco Giorgini.
Eccoci qua, rientrati, altri messaggi, quindi grazie ancora a Gianni D'Areo che ecco qui ci rimette in sovrimpressione. Non mi intendo affatto del calcio abruzzese, ma posso dire grande Maurizio, scrive Giulia. E poi vuoi rispondere, grande Maurizio? Grande perché forse sono alto. Forse anche perché te ne intendi. Mastropietro potrebbe dirci il suo bilancio per farsi il trapianto? Vabbè, troppo... Non mi piace, un po' troppo offensivo. Buonasera a tutti, voglio vedere se la Lega indaga sulla partita San Marino-Ascoli, una partita aggiustata o venduta al 100%, tutta colpa del calcio scommesse. PS, il calcio è finito, dice questo amico da casa, un po' evidentemente rattristato. Buonasera, la vera squadra del Chietino, sappiamo tutti qual è, è del Chieti Calcio, non importa niente a nessuno. La vera squadra del Chietino? Io sono il Chietino, veramente la mia squadra è il Chieti. Poi se questo signore che poteva anche firmarsi è convinto che io faccia il tifo per un'altra squadra, lo dico pubblicamente. Ma ci sono altre squadre? No, io faccio il tifo per il Milan. No, ma dico ci sono altre squadre a livello di prime squadre, no? A livello di settore giovanile, ok, ma no, assolutamente no. Oppure anche qui magari c'è una concorrenza che trovo assolutamente deleteria, mettere il calcio contro il basket. No, magari... no, su queste cose no. Non so se si riferisse a un discorso, tu sai benissimo che il Chieti fallì, fallito. C'è stata una cordata di giovani ragazzi che l'ha ripresa, ha riportato questo marchio in vita e vorrebbero ripartire con questo nome dalla terza categoria. Ho parlato con loro, ho avuto contatti. Se poi questo signore si riferisce a questo, io ripeto, io sono teatino di prima generazione, se io sono nato a Chieti, sono orgoglioso di essere teatino, ho fatto tanto per la città. Sono il tifoso del Chieti, la mia squadra è il Milan. Ok, sul fatto di Mastropietro, ognuno dice la sua. Gianluca Scacchioli ha parlato come voce del Teramo, ha parlato Mastropietro per voce dell'Aquila, però non dobbiamo essere offensivi nello scrivere determinati messaggi. Si può stare anche nella polemica, ma l'importante è stare nei contenuti della polemica e i tifosi possono tranquillamente dire questo, ma parlare a sproposito non è il caso, ma su entrambi i fronti, ci mancherebbe altro. Allora, iniziamo a inquadrare le prossime giornate. Hai detto prima Civitanovese-Chieti, che peraltro è un confronto con tanti ex. Tu ci sarai al Polisportivo? Ma guarda, io ho intenzione domenica di andarci a Civitanova, adesso vedrò, ho dei problemi in famiglia, devo capire bene come posso muovere. Sarà una partita accesa, vibrante, perché il Chieti va là per fare il risultato, Civitanovese... Deve fare il risultato se vuole Deve fare il risultato se no... vuole arrivare ai play-off, perché se dovesse andare male domenica la partita a Civitanova, poi si fa la strada ancora più in salita di quella che era Civitanovese, che era partita, non dico per vincere il campionato, ma per essere una delle prime. Ultimamente ha avuto delle battute a vuoto, sicuramente domenica vorrà fare risultato, ma soprattutto è l'allenatore che vuole dimostrare, anche perché questo allenatore che sta a Civitanova comunque era stato diciamo contattato dalla società, ha impredicato di allenare la squadra neroverde, poi non se n'è fatto nulla e magari se ne riparlerà. Forse se ne riparlerà. Non ho chiesto Gianluca della tua ex squadra, il San Nicolò, sì. Metà classifica che sta penso un po' stretta, però la partita di domenica è importante, con la Recanatese è uno scontro diretto. Sì, è una classifica dove a mio modo di vedere gli sta un po' stretta, nel senso che San Nicolò è una buona squadra, qualche punto in più potrebbe averla, ce l'ha perso per strada, perché effettivamente è una squadra che ha preso troppi gol. Anche spesso giocando bene, quindi dovrebbe avere una posizione un po' legata al vertice per poter sperare nei playoff, invece così sembra un po' troppo distaccata, quindi è il frutto di troppe gol al mio giudizio che ha preso. Allora, prossima giornata Teramo giocherà con il Gubbio, l'Aquila abbiamo detto riceverà il tutto cuoio. Vediamo gli arbitri designati, partendo da Francesco Cuccini di Albano Laziale, che a qualche tifoso teramano evocherà ricordi bellissimi, perché questo signore ha diretto la famosa Teramo Salernitana
4-1, la partita del delirio per l'accesso ai playoff. Quindi insomma ha anche un altro precedente positivo con il Teramo, perché nello stesso anno, due mesi prima, fu il fischietto di Teramo Aversa, finita 2-1 per il Teramo, con due rigori dati al Teramo e segnati da Coletti e uno dato all'Aversa ma sbagliato da Wagner e parato da Serraiocco. Quindi due partite, due vittorie per il Teramo con Guccini, che non ha precedenti con il Gubbio. Terzo anno, 41 partite, 18 vittorie interne, 11 pareggi, 12 esterne, questi i numeri salienti. Quindi insomma un po' più di squilibrio pro gare casalinghe, ma insomma il Teramo ha due buoni precedenti con il fischietto laziale. Vediamo ora Antonello Balice o Balice di Termoli, designato per l'Aquila Tutto Cuoio, è un secondo anno, 25 partite, 8 vittorie interne, 8 pareggi, 9 esterne, quindi situazione di pressoché totale equilibrio, 4 rigori concessi, 12 espulsi, quindi numeri diciamo così moderati per questo fischietto termolese, che non ha precedenti né con l'Aquila né con il Tutto Cuoio. Quindi sarà un arbitro inedito per le due compagini domenica sabato al Fattori. Speriamo che sabato questo direttore di gara dia il fischio d'inizio alla partita, che non ci siano contrattempi di natura meteo. Diamo uno sguardo anche agli assetti e alle probabili formazioni di queste due squadre. Il Gubbio, intanto, e qui coinvolgo anche Gianluca, perché il Gubbio ha, non so se possiamo vedere in sovrimpressione, eccola qui. Allora, 4-1-4-1 o 4-3, poi dipende un po' dalla posizione degli esterni. C'è il Dubbio Regolanti, che è infortunato davanti, potrebbe giocare Kais. Sugli esterni Marchionni, Mancosu o Vetraino, due maglie per tre giocatori, anche se c'è un nuovo giocatore, Turino, di cui parlano molto bene. Scuola Napoli, arriva dal Vicenza, ma in prestito dal Napoli, che pare sia un giocatore molto molto forte, anche se è stato fermo a lungo per infortunio. Sì. A centrocampo Domini, Esposito e Loviso, i quattro di difesa Luciani, Manganelli, Lasicci e Danna, Iannarilli in porta, e Iannarilli e Luciani erano in quella Salernitana. Iannarilli si ruppe il setto nasale in quel famoso Teramo Salernitana. Che squadra è allenata da Cori? Sì, l'allenatore è veramente un bravo allenatore, insomma, è quotato, vabbè, comunque ha una carriera importante. Il fulcro è Luiso, e quindi è un giocatore che ha una qualità diversa. Certo. E quindi su quello secondo me dobbiamo fare un po' la partita, al mio modo di vedere, però è chiaro che il mister la sta preparando, perché prima ogni volta che affrontiamo una squadra, diciamo, la studia settimanalmente, quindi saprà... cercherà già di valutare il tipo di aggressione da fare sia su Luiso che sugli altri centrocampisti, insomma. Squadra un po' in flessione di risultati. Sì, è una squadra che comunque non ha segnato, non ha un grande attacco a mio modo di vedere, è una squadra che è ben organizzata, ma la fase offensiva, diciamo, in questo momento, soprattutto nelle ultime 10 partite, non è stata molto prolifica. Davanti dovrebbe mancare Regolanti, quindi speriamo per noi che sia così. Benché non ci sembri un grosso giocatore, comunque un buon giocatore. Ok, diamo uno sguardo al Tutto Cuoio, che negli ultimi tempi ha giocato spesso con la difesa a 3 o a 5, che dir si voglia, però può anche darsi che, vista qualche assenza, in particolare di Zanchi, che è il terzino sinistro, possa ritornare alla difesa a 4 con Mulas e l'ex Ingrosso. Ingrosso comunque che non ha giocato l'ultima partita, potrebbe essere in dubbio. Spostato a sinistra, Falivene e Colombini al centro. Colombini peraltro appena ceduto definitivamente all'Empoli, resterà al Tutto Cuoio fino a fine stagione. Baldè, Frangiflutti, Konaté, Deiola e De Mezziali, Gargiulo al sostegno delle due punte, Colombo e Gioè. Se sceglieranno questo modulo, questo potrebbe essere un assetto, oppure, ripeto, c'è l'alternativa della difesa a 3, in quel caso giocherebbero i centrali Colombini, Falivena e Ingrosso. Ci sarebbe l'incognita del quinto di sinistra, perché Zanchi è squalificato e non c'è più Salustri. Quindi insomma, queste poi sono scelte che farà il bravo Alvini. Noi siamo giunti al termine, però prima voglio chiedere proprio al fotofinish. Abbiamo anche due messaggi, mi ha scritto il buon Gianni Areo, allora li andiamo a vedere. Ecco qui
all'Aquila bisogna risolvere il più presto il problema dello stadio, soprattutto per il fattore tempo. Forza vecchio cuore rossoblu. Ciao Andrea, ciao caro tifoso aquilano. Non giudico il campionato positivo del Teramo, ma i loro tifosi che nella partita di andata ci hanno insultato pesantemente, non credo che hanno fatto una bella figura e non sono tifoseria matura. Forza l'Aquila, noi un altro livello. Speriamo che lo spettacolo sia all'altezza della situazione allo stadio Fattori per quel derby di ritorno. Sarà, deve essere una festa per il calcio abruzzese. Poi ci sarà rivalità, se le daranno di santa ragione in campo, ma deve prevalere il fair play fuori dal campo e anche in campo, sperando che sia, ripeto, un grande, grande spettacolo, anche con i giusti sfottò, ma senza poi travalicare. Allora, ciclismo, mi fai una pillolina sulla vostra squadra, Maurizio, proprio 30 secondi. Sì, la nostra squadra ha debuttato al Patron San Luis, che il Patron Sciotti, che è una prova World Tour, si è comportata benissimo, abbiamo fatto due quinti posti e un quarto posto con un giovane ragazzo che si chiama Nicolas Marini. Domenica ci sarà il debutto in Italia a Donolatico e poi parteciperemo alla Aiguella, alle Strade Bianche, per poi prepararci e concentrarci a questo fortunato e meritato invito al Giro d'Italia, che darà lustro a questa squadra, sperando che Cunego e gli altri giovani interpreti come Filosi, come il fratello di Vincenzo Niboli, Antonio e qualche altro ci diano delle belle soddisfazioni. E ti faccio l'imbocca al lupo da questo, grazie, punto di vista, e chissà sul fronte di calcio se ci potranno essere sviluppi, chissà anche che non ti possono anche interessare. No, io ripeto, chiudo questa parentesi dicendo che io sono a disposizione. Se qualcuno vuole la mia competenza, sono pronto. Certo, non posso avere la competenza economica perché non sono un milionario, e di conseguenza non potrei assolutamente comprarmi Chieti o essere un mega presidente. Però la competenza manageriale la potrei darla tranquillamente se qualcuno lo vorrà, se no resto qui dove sono. Certo, assolutamente sì. Grazie a Gianluca Scacchioli, in bocca al lupo per, grazie, il campionato del Teramo, grazie ancora a Maurizio Formichetti, grazie a Silvia Gentile alle camere, a Gianni D'Areo in regia, vi aspetto con pro e contro mercoledì prossimo, buonanotte.